Piacevole estate a San Genio finì. L'inverno arrivò e Cioppi riprese ad andare a scuola a Madrid. In Spagna il 6 gennaio è Epifania. È una giornata dedicata ai ragazzi che guardano sfilare il corteo fino a notte inoltrata. Lasciarla piangere. Altrimenti credo proprio che i re magi non ti faranno nessun regalo. Ma io non ho fatto niente. I re magi hanno regali soltanto per i bambini bravi. Non hanno niente per quelli che fanno piangere le sorelline. Non ti faccio nessun regalo. Sei un ragazzo villano. Fai piangere la tua sorellina. Cosa faccio? Non riceverò nessun regalo. Non ti preoccupare. Cioppi, tu metti lo stesso le tue scarpe sul balconcino e loro metteranno qualcosa dentro. Giuseppina, ho paura che le mie scarpe saranno le sole a rimanere senza neanche un regalo. Aspetta, ho un'idea. E quale sarebbe? Potresti andare tu stesso a esprimere i tuoi desideri, no? Ah, sì, capisco. Va bene, Giuseppina. La cosa mi interessa molto. Se vuoi andiamo anche subito. Ma non so dove posso incontrarli. Vengono a dorso dei cammelli dell'est, non è così? Seguiamo la tela, potremmo andarli a trovare nel deserto. Sì, devi avere ragione. Fatti più grande, balena! Andiamo! Non si fa che non si vede, solamente chi ci crede può tenere.
nessuno. Signorina! Oh, ma tu sei seria? Sei venuta anche tu a conoscere i Re Magi? Come ti chiami? Come? Non sei seria? Io sono la principessa Shira e abito in questo palazzo. Ah, tu sei una principessa? Io sono Choppy e vengo da Madrid. È la prima volta che vedo una balena volare. Eh? Tu puoi vederla? Sì. Choppy, perché non mi presenti? Non conosco la principessa. Scusami tanto, questa è Giuseppina e mi accompagna. Come sta, principessa? Bene. Cerchiamo i tre Re Magi. Ah, anche voi allora siete venuti qui per loro. Tu li conosci, forse? No, ma gli avevo scritto pregandoli di venirmi a trovare. Ah, capisco. Anche tu volevi chiedere un regalo. No, io volevo conoscere un metodo per poter combattere il re del deserto. Il re del deserto? Sai, la mia adorata sorella Tonia dorme già da 2 mesi, perché il re del deserto l'ha maledetta. Si sveglierà soltanto quando lui sarà sconfitto. Povera Donia. Sì, mi sembra un uomo molto cattivo. Ma perché lo fa? È una vendetta. Un nostro antenato aveva sconfitto il re del deserto, che ora però ha fatto un maleficio a Donia. Che brutta storia. Tu vorresti batterti col re? Di, ma non hai paura? Hai imparato a combattere? Sì, l'ho imparato e sono pronta a battermi con lui anche a rischio della mia vita per svegliare mia sorella. Siamo soltanto in 2 noi. Ah. Donia. Ah? Ma è Rosy. Rosy? Che cosa vuoi dire? La mia sorellina, le assomiglia molto. È vero, Giuseppina, dovrei essere più gentile con lei. Spero che non le capiti mai una cosa come questa. Oh, Choppy. Sei un egoista. Senti, Shira. Voglio aiutarti a sconfiggere il re del deserto. Ma Choppy! A me sembra che ormai siamo una famiglia sola. La tua sorellina somiglia molto alla mia. Non è vero, Giuseppina? Sì, non dobbiamo perdere tempo. Dobbiamo chiedere in fretta ai 3 re come si può sconfiggere il re del deserto. Vieni con noi, Shira. Sì. Un po'. Secondo l'astrologo del palazzo, dovrebbero passare di qui prima che tramonti il sole. Allora dobbiamo fare attenzione. Guardate, una tempesta di sabbia. Oh no! Oh, che cosa facciamo? Che posso? Ci penserò io a non farvi incontrare i 3 re. Ah,
Vedi, se chiedi l'aiuto dei tre re, non ti garantisco la vita della principessa. Chappy! Sheila! Fatti più grande, balena! Mi fate ridere. Tieni distretto, Chappy. Avanti. Ma guarda la grassa lumaca. Ti farò conoscere la mia forza. Hai detto lumaca? Oh, questa non si perdona, sono una signora. Prova questo. È tutto ciò che sai fare, lumaca? Mi sembri un po' debole, lumachina. Senti, lumaca, ti sei già arresa, eh? Non riesco a batterlo. Giuseppina, passa sulla sua sinistra. Per fare che cosa? Non capisco. Vieni, vieni pure. Forza, hai pronto. Tieniti forte, Chappy. Aiuto! Shira me la porta a casa io. E se volete riaverla viva, non chiedete l'aiuto dei tre re. Sì, io sono il re Melchiorre. Lui è Gaspare e lui è Baldassarre. E tu come stai, Chappy? Come mai sai chi sono? Conosciamo tutti i bambini spagnoli noi. Dobbiamo sapere chi si merita un bel regalo e dove portarlo. E ci sono anche bambini che non ne ricevono? Sì, se non sono bravi. Ma dipende anche dall'insistere nell'essere cattivi. E a me che cosa porterete? Non possiamo dirtelo ancora. Parlagli del re del deserto. Ah, sì, è vero. Re del deserto? Proprio lui.
ha rapito la principessa Shira. Non sapete come si può sconfiggerlo? Non ha un punto debole? È veramente cattivo. Ha stregato la sorellina di Shira, che dorme già da 2 mesi. Aiutatela, vi prego. Sì, lo conosco. Il suo punto debole si trova in mezzo alla fronte. Se lo colpite là, non riuscirà più nei suoi malefici. Il centro della fronte? Vi prego di batterlo voi. Io non riesco nemmeno a torcergli un capello. È tua questa balena? Sì, è la mia amica. Ah, capisco. Conosco tanti bambini che hanno balene, ma sei il primo che la considera un'amica. Certo, signore. Ehi, piccolo, noi vorremmo aiutarti, ma siamo in ritardo. I bambini ci stanno aspettando, capisci? Potrei rimanere io qui, sono certo che lo batterò. Lo faresti veramente? Ma tu, Choppy, devi aiutarmi, d'accordo? Volentieri. Arrivederci! Andiamo, dunque. Sì. Adesso dobbiamo salvare Shira. Sì. È giunta la tua ultima ora. E chi lo dice? Io, il re Gaspare. Sanzione verrà punita, perché io sono l'uomo più forte che esista. Non hai scampo, Gaspare, ti annienterò! E colpisci la sua fronte quando puoi. La sua fronte? Sì, va bene. Adesso, Choppy, adesso sì. Donia!
questo il tuo regalo? Regalo? No, che cos'è? Guarda! Oh? Oh, che bello! Sì, davvero, piace anche a me. Non è una palla normale, è una palla speciale che mi ricorda di aver battuto il re del deserto. Il re del deserto? Rosy, mi spiace per ieri, non sarò più così cattivo con te, perché sei la mia unica sorellina. Va bene, allora anch'io cercherò di essere più buona. Ogni volta che Choppy vedrà questo pallone, si ricorderà di quanto è successo. E sarà felice, perché il suo è un pallone speciale. Ha sconfitto il re del deserto. Yeah.